Ok, siamo live. Ciao! Allora andiamo a vedere intanto prima di tutto se si connette. Esatto. Intanto salutiamo tutti e facciamo questo momento di comprensione. Intanto Nul, che io sono impegnata a fare questa cosa, ci racconti un po' di questo libro qui, ci dici qualcosina così, proprio improvvisato. Ok, questo libro innanzitutto racconta di due furfantelli che scappano da una truffa, perché loro cosa facevano, no? Facevano dei francobolli falsi e li mettevano su delle cartoline che in pratica facevano loro e li vendevano. Solo che un giorno Spencer si è dimenticato di mettere il francobollo falso sulla cartolina e quindi un anziano li ha scoperti e ovviamente sono dovuti scappare in moto nella casa di Spencer, che era nel bosco. Non vi spoilerò più di qua. Dopo tanto capirete. Mi sembra giusto. Intanto io, che sto facendo un po' di confusione, credo di essere riuscita a condividere sulla mia pagina il... Vediamo un po'. Se sono riuscita a condividere, forse siete ok. Perfetto, ci dicono che siamo ok. Allora, scusateci tantissimo, anzi scusate me che sono il disastro tecnologico, ma in realtà esatto. Non ho colpe questa volta. Non ho colpe perché questo malefico si è inserito sul Facebook, una pagina che non utilizzo e quindi ahimè. Ma, come dico sempre, bando alle ciance, finalmente siamo riusciti a connetterci, quindi ciao Nul, ben arrivato. Ciao Lucia. Finalmente siamo arrivati alla nostra prima puntata del nostro programma. Che esatto. Altalena di letture. Altalena di letture, e questo meraviglioso nome, come avevamo chiesto, è stato diciamo inventato dalla signora Rosa Maria Macri, che quindi ringraziamo tantissimo, e quando avremo deciso grazie, quando avremo deciso il premio, glielo comunicheremo. Intanto speriamo che questa sera sia in diretta con noi in modo da poter ascoltare questa puntata. Allora, cominciamo dall'inizio, cosa dici? Noi ci siamo riuniti questa sera per recensire e leggervi un romanzo che ti ringrazio davvero di avermi fatto leggere e conoscere. Prego. Io mi sono innamorata di questo primo dei tre, facciamoli vedere Nul. Tutti i maghi raminghi. Sì, i maghi raminghi. Questo è il primo? È il primo, che è quello che vi leggeremo questa sera e vi racconteremo questa sera. E si intitola... Poi c'è anche un secondo. Poi c'è anche un secondo. Che è meraviglioso. E infine c'è il terzo. Il terzo della trilogia, quindi il terzo e ultimo, giusto? Sì. Molto bene, molto bene. Allora, io direi di fare così. Dal momento che abbiamo perso già un po' di tempo, io direi di cominciare subito a leggere. Cosa ne dici? Anche secondo me. E allora, abbiamo inizio la lettura dei I Maghi Raminghi, esattamente il titolo è? Il torneo del Re del Mondo. Il torneo del Re del Mondo. Ce ne ho messo a trovarti. Anche io sono contento di vederti. Cosa posso fare per te? Ho un messaggio da consegnarti. Un messaggio? Da parte di chi? È un messaggio del Re del Mondo. Questa sì che è bella. E per quale oscura ragione il Re del Mondo dovrebbe cercarmi? Il messaggio è questo. Attento, Jack Cade, perché stanno uccidendo tutti i senza scuola. Questo non va bene. Non va bene per niente.
Anche perché io non ho alcuna intenzione di farmi uccidere. Giusto, Porzia? Giusto, Jack Cade. Soders aveva ragione, la cosa più difficile con voi buoni è farsi trovare, o meglio, è trovarvi. Passiamo alla seconda lettura? Ok. Sai a cosa pensavo? Alle Pensavi? cose che mi hai detto sulla voce. La voce magica, intendo. Chissà in quanti la sentono, ma non capiscono cosa sia. A te chi te l'ha spiegato? Roman, un nomade. È quello che... Hanno ucciso in Camargue, sì. Non se lo meritava. Nessuno se lo merita. E dice che anche la Ginsburg è una buona cosa essere un pappagallo. Lo è? Ne Ma non intendi spiegarmelo. sono capace. O non vuoi? Se avessi mai partecipato al torneo con Roman, avrei dovuto fare la tattica. I tattici pensano, 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 si prendono cura degli altri, mettono le cose al sicuro o almeno ci provano. E l'altro? L'altra cosa? Quello che non è il tattico, cos'è? Il campione? Ah, il campione corre, picchia, prende botte. Io sono bravo a correre e a prendere botte. Cosa mi stai dicendo, Floyd? Niente, niente. Non parlare. Comunicazione segreta, ricordi? Puoi farlo con i pensieri. Mi permette di parlare nei pensieri con una persona che ho tracciato. E quando mi hai tracciato? Ho tracciato sia te che Spencer prima di dormire. Il bacio. Quindi hai baciato anche Spencer? Lloyd, ti sento e ti sente anche Spencer. Che cosa è successo? La mia soglia d'allarme ha suonato, Floyd, e qualcuno sta entrando nella stanza. Ok. Lo vedi? No, alzati lentamente e cerca di capire dov'è. Allora, non avrete capito niente ed era proprio questo l'obiettivo, non farvi capire niente. Intanto, se poteste cortesemente scrivere qualche messaggio in modo che capiamo che ci siete, che ci state guardando, io rispondo a Raffaella che ci ha scritto e allora le rispondo. E nel frattempo speravo di avere qualche altra informazione da parte vostra. Eccola qua, che bella cosa state facendo, scrivono. E io Grazie. rispondo. E la risposta arriva come Lucia Caponetto L, che è l'altro profilo, ma l'importante è che ci sia. Allora, noi chiediamo scusa in anticipo, anche se in realtà era proprio il nostro obiettivo, confondervi. Questo è Esatto. un romanzo meraviglioso che racconta di maghi, vero Null? Racconta di maghi con la scuola e senza scuola. Noi vi abbiamo dato un assaggio di tre momenti diversi della storia. Il primo momento dove c'è Porzia, che è la maga dell'acqua, che ricorda a un personaggio meraviglioso che, se ha voglia Null di raccontarci a modo suo, Jack Clayde, racconta, nella prima parte si intuisce che un personaggio sta minacciando un altro personaggio. Cosa si deve escogitare per non spoilerare? Poi c'è un secondo piccolo pezzo dove invece abbiamo fatto un dialogo proprio tra Jack Clayde e Floyd. O no, cos'era la seconda lettura? Floyd. E la terza lettura tra Floyd e Calaba. Calaba è una maga senza scuola. Quindi raccontiamo un po' questo discorso della scuola, della non scuola. Adesso che abbiamo confuso gli animi di tutti, cerchiamo chiarezza. Ok. Allora, però io partirei da chi sono i personaggi. Mi sembra un'ottima idea, Nul. Floyd è un bambino comune che non sa di essere un pappagallo. E voi vi starete chiedendo, ovviamente, che cos'è un pappagallo? È una persona che sa ripetere incantesimi di più o meno di primo o quarto livello che dicono gli altri, ma solo se le stanno dicendo in un limite di tempo di
Neanche un giorno, perché dopo che si sono addormentati proprio dimenticano tutto, non sanno più dire nulla. Invece, Calaba è anche lei una maga raminga, cioè senza scuola. Però lei non è la pappagalla, lei gli incantesimi li sa. Per esempio, Scendi e Sprofonda è un incantesimo che ha provato ad usare Calaba contro Floyd, ma non c'è riuscita. Invece il mister. Perché questo? Perché Floyd e Spencer, che erano diciamo i due umani, Esatto. hanno incontrato Calaba per caso, perché loro stavano scappando, perché tu all'inizio, quando io ero nella confusione più totale, giustamente hai iniziato qua a raccontare di questi due un po' ladruncoli che facevano un po' di, no? Facevano un po' di marachelle, che scappano, e scappando incontrano questa ragazza, e da allora nascerà un'amicizia, ma il punto è che Calaba, a loro insaputa, è una maga, e allora decidono di aiutarla, è vero? Sì, esatto. Per aiutarli arriva anche un personaggio misterioso. Il suo nome è Jack Cade, detto anche il Barbone nel prologo. Questo personaggio è misterioso perché è lui che è l'unico mago ramingo che si è quasi qualificato al torneo del mondo. Nessuno ci è riuscito di mago ramingo. Lui è andato tanto così dal qualificarsi, solo che alla fine era troppo ingordo, aveva troppo voglia di potere e quindi non si è qualificato. Peccato. E se tu non ti qualifichi nel torneo del mondo, nei preliminari, diciamo, prima del torneo vero e proprio, non puoi più rientrarci. Invece, se vieni eliminato, puoi rientrarci dopo 2 edizioni del torneo. Perché diciamolo, il torneo del mondo è un torneo che si svolge all'interno di questo romanzo, che tratta appunto i maghi con la scuola e i maghi senza scuola. Il re del Esatto. mondo è un mago con la scuola, giusto? Sì, è Così una come maga. anche Porzia. Esatto. Quindi abbiamo proprio due diverse tipologie, no, di scontro tra i maghi con la scuola e i maghi senza scuola. Chiaramente i maghi con la scuola sono molto aggressivi e rabbiosi nei confronti di coloro che non hanno fatto la scuola, perché dicono: ma insomma, noi è tutta la vita che studiamo magie, studiamo incantesimi, questi arrivano e pensano di farla franca e di batterci. No, in realtà era complessa la cosa, perché non è detto che i maghi raminghi fossero cattivi maghi, semplicemente andavano a istinto, giusto? Esatto, anzi, i maghi che andavano a scuola erano anche schifati dai maghi raminghi. Esattamente, mentre i maghi raminghi non erano schifati dei maghi con la scuola, ritenevano semplicemente, diciamo, che erano un po' più fortunati, no? E forse la rabbia dei maghi con la scuola era proprio quella: caspita, io studio, studio, studio per ottenere una cosa, e arrivi tu che sei fortunato, nasci con questa genialità, con questo istinto che fa sì che tu abbia gli incantesimi che io non ho, cioè che io non avrei se non avessi fatto la scuola. È un po' difficile, da raccontare questo romanzo, ma vi assicuro che da leggere è meraviglioso, è vero? Esatto, sì. Ok. Cosa dici? Ne leggiamo ancora un pezzetto? Allora, andiamo a vedere che cosa possiamo leggere per far capire anche un po' meglio il tutto, eh? Sembra proprio fatta apposta, perché questa lettura che faremo adesso racconta di, cioè è un dialogo tra Jack Cade, che in questo caso farò io, e Floyd, che abbiamo detto essere uno dei due ragazzini che aiuterà Calaba nella gestione del torneo, ok? Ed è anche l'unico mago ramingo, perché i maghi raminghi sono tre in questo libro. Appunto, Esattamente. Jack Cade, Calaba e Floyd. Spencer è Perfetto. solo un amico che però non ha poteri magici. È il miglior amico di Spence, di Esatto. Floyd, che effettivamente avrà un ruolo importante nel libro. Quindi anche qui Molto. andremo poi a chiacchierare un po', rispetto al proprio più che alla recensione, rispetto a che cosa io ho tratto da questo romanzo. E mi piacerebbe che poi anche tu, se avessi qualche idea in merito, ne parlassimo. Ma adesso andiamo a vedere la lettura, che cosa dice, ok? Ok. Comincia Jack Cade. Stammi bene a sentire.
I maghi che hanno studiato nei priorati sono potenti e pericolosi. Hanno studiato gli incantesimi e sanno come dosare la voce per poterne lanciare tanti. La voce si consuma? Si consuma. Se ne va poco a poco, come questa corteccia, fino a lasciarti nudo. Per tenerla occorre volontà, forza di volontà, tutta quella che hai e che non sai nemmeno di avere. Io ho la forza di volontà di ferro. Credi di averla, ma quando usi la voce ti senti le gambe molli, la testa pesante e non riesci più a pensare a niente. La volontà non è solo quella che ti fa tirare avanti giorno dopo giorno, è il tuo serbatoio di energia per dare forma alle parole degli incantesimi, è il volume della tua voce. Ci sei fin qui? Bene, ci sono due tipi di persone che sentono la voce. I maghi che sono andati a studiare una lezione magica in uno dei 18 priorati in giro per il mondo e noi raminghi, che la usiamo in modo istintivo, senza riuscire a studiarla. Noi siamo i senza scuola. Anche tu eri un... Ero un suo amico, un grande amico, prima di mandare tutto all'aria come sempre. E adesso che lei non c'è più, direi che i raminghi sono rimasti in due. La grande differenza tra i maghi che studiano nei priorati e noi raminghi è che loro imparano gli incantesimi più potenti, mentre noi siamo gli spiccioli, i trucchi, le briciole di incantesimi lasciati dagli altri e fatichiamo a tenerli a mente. Dopo un po' ci sfuggono, come i versi delle poesie che una volta sapevi a memoria, come le canzoni. Se non canti mai, a un certo punto non sai più cantare. Ma mi stai ascoltando, ragazzo? Sì. E Sì, allora sì. vieni con me Dove? a vedere se davvero sei un ramingo. Andiamo con l'ultima lettura? Quest'ultima Ok. lettura è tra Floyd e E Calaba. Calabo. Così affrontiamo tutti gli argomenti e poi possiamo farci una bella chiacchierata. Intanto qui dicono ciao Lucia, bravissimo Null. Lo vedi anche Grazie tu? Lo mille, grazie manda Iris Bonetti, poi parliamo un attimo di lei dopo. Andiamo con i due tattici. Capitolo 16. mille. Ok. Floyd, Floyd! Sei vivo, stai bene? Non esattamente. Oh Floyd, l'hai preso? Sì, l'ho preso, ma la prossima volta. Il piano non lo facciamo fare tutto a Jack Cade, va bene? Sei la ragazza più bella? Che io abbia mai incontrato, disse. Aspetta, un complimento così, me lo ridici per favore? Ok, sei la ragazza più bella che io abbia mai incontrato. Floyd, non mi stai lasciando adesso, vero? Floyd, ti prego, no, no, Floyd, non te ne puoi andare così, non ci provare nemmeno. Floyd, ci sei? Mai andato via. La sai una cosa? Certe Maledetto cose sono farabutto. proprio meglio se le dici tu invece di Spencer. Oh, maledetto farabutto. Insomma, qui c'è tanto, ragazzi, c'è tanto perché, come potete vedere, c'è anche un po' d'amore, no? Che arriva. Adesso, Esatto. nell'ultima lettura ci siamo un po' emozionati perché dovete capire che le prime puntate, anche se lui è super esperto di recensioni, ma normalmente se le fa per conto suo, si prende i suoi spazi, eccetera. Io anche sono normalmente un pochino più in solitaria, adesso ho iniziato a fare qualche cosa con altre persone, quindi sono un pochino più. Tant'è quando tu incontri un'altra persona la prima volta c'è sempre un po' di emozione, no? E credo che sia anche un po' il bello della diretta, no? Fare qualche errore, farci qualche risata rispetto a qualche scemenza che da qui a là diremo, no? E allora, Esatto. la cosa importante è divertirsi, quindi fare le cose con gioia e con divertimento. E a proposito di questo, ti vorrei dire che ci ha scritto Iris Bonetti, che è l'autrice di un romanzo che si intitola
isolati che io le ho promesso e vorrò leggere perché è stata tanto gentile da mandarmi in cartaceo. Quindi sarà una diretta che dedicherò ai fantasy nei quali ci sarà anche lei. Lei sa che deve avere ancora un po' di pazienza perché sono un po' impegnata, ma è una cosa che farò. E chissà che poi, a seconda di come sarà, se vedo che è un libro che puoi leggere anche tu, magari te lo passo così poi ne parliamo insieme. Allora, ma torniamo un po' a questo romanzo. Ti racconterei qualche riflessione che mi è venuta in mente dopo aver finito il libro. Ma tu sai che appena ho finito il libro ho scritto un messaggio privato che non ho ancora visto all'autore, a Pier Domenico Baccalario, perché io sono così. Quando una cosa mi piace tanto devo comunicarla. E se posso comunicarla anche a chi l'ha scritta, ancora meglio. Così di getto gli ho scritto, chissà, magari non risponderà mai, magari ci sta ascoltando, ci ascolterà. Però secondo me era bello che sapesse quanto questo romanzo mi avesse entusiasmato. E allora inizio io e poi, visto che non mi piace parlare troppo e lo sto già facendo, poi lancio la Esatto. parola a te. Come esatto? Ok. Ma cosa vorresti dire? Esatto. Ma brutto maleducato. Allora, io ho avuto modo di apprezzarlo perché secondo me questo romanzo stimola il gioco, stimola la complicità e la solidarietà. Cioè, leggendo questo libro mi è venuto voglia di tornare bambina e di chiamare gli amici e giocare a un gioco da tavolo, perché per forza di cose, ahimè, i maghi pare che non esistano, pare. E quindi non posso Pare. mettermi a fare tornei tra maghi raminghi e maghi con scuola, però mi piacerebbe tantissimo poter tornare a giocare a nascondino in campagna piuttosto che fare giochi da tavolo. E un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo, al di là del personaggio Jack Cade, che secondo me è lo zio che tutti vorrebbero avere. È il Sei personaggio più d'accordo? affascinante. Sì, è il più affascinante. È affascinante. Poi comunque educa, no? Floyd e Calabar diventa il loro maestro, quindi è bellissimo vedere questa cosa. E un'altra cosa che mi è piaciuta molto, che questa sera non leggiamo perché vogliamo dare l'opportunità a chi ancora non ha letto il libro di leggerlo, è il rapporto tra Miranda e Marcellus, che sono due maghi con la scuola. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo è che uno scrittore uomo abbia dato così tanta rilevanza positiva alla donna, nel senso che Marcellus, correggimi se sbaglio, è un po' nervoso, è iracondo, si arrabbia, e invece lei è il personaggio positivo che lo tranquillizza, che come si può dire, lo calma, lo lusinga, ecco, e crea questa atmosfera di complicità perché lei così calma, così pacata, riesce a tranquillizzare anche Marcellus. Addirittura quando prende il glifo, che è lo stemma, no, che identifica eventuali vittorie di un torneo da una parte pure dall'altra, è una sorta di stemma che devono raccogliere i maghi per poter dire di aver vinto il torneo, aspetta lui prima di portare a termine l'operazione, no? Lei prende questo glifo e aspetta che arrivi lui. E secondo me è una cosa meravigliosa vedere come ci sia, anche in un romanzo per ragazzi, la volontà di parlare di amore, di parlare di necessità, di fare le cose con calma, di non arrabbiarsi, perché le cose si possono fare in tutti i modi del mondo, tranne che con la rabbia. Ok, Tocca allora, le mie riflessioni sono un po' più, non sulle emozioni, ma un po' più sul libro. a te. Certo. Inizio partendo da dire che questo libro, Maghi Raminghi, è una storia completamente diversa da Harry Potter, perché c'è gente che lo paragona. Possiamo dire anche che è tipo un anti-Harry Potter. Eh sì. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è che, se noti, Lucia, in tutti i luoghi che ci sono tutti reali. Di È tutti i vero. tre libri sono tutti reali, cioè che esistono davvero e che si possono anche visitare. E che Pier Domenico e il suo fotografo hanno visitato. Davvero, questo non lo sapevo. Sapevo che erano luoghi reali, ma non che... Ma che bella questa cosa. Esatto. Ci andiamo? No. Come no?
Andiamo. Beh, il campanile è bello. Una foto col campanile sull'acqua ci andrei io. Andresti? Sì, molto. Allora la valutiamo, chissà, magari ci possiamo andare. Poi che si parli di amore oltre che di magia. Perché poi non voglio fare spoiler, ma Calabria e Floyd si innamorano. L'abbiamo un po' capito, eh? Vero? È la Esatto. lettura che abbiamo fatto, non abbiamo spoilerato, dai. Due cose che mi piacciono invece sul personaggio di Floyd, che è il protagonista, è che è sempre poco preparato, che non sa le cose fino all'ultimo secondo, che però riesce a controllare tutto con perfetto controllo. Non ha problemi ad affrontare le cose. Ma secondo te perché? Perché è coraggioso o perché è un po'... Anche un po' spavaldo. Eh sì. Un po' coraggioso, ma anche un bel po' spavaldo, quindi lo prende tutto un po' sotto gamba. E che poi Floyd, mi sorprende, è stato l'unico che all'inizio del torneo, dei preliminari del torneo, è stato il primo a zittire il mago con la scuola. Proprio l'ha zittito, e questa cosa mi ha un po' sorpreso. Perché poi il mago con la scuola non poteva dire nulla. Perché Eh no? non poteva neanche lanciargli un incantesimo perché lo mettevano in prigione. Certo. Quindi Floyd è stato il primo a saper zittire gli avversari e quindi i maghi con la scuola. Ok, ho finito. Bene, direi che di cose su questo romanzo ne abbiamo dette parecchie, eh? Siamo Esatto. stati bravi, abbiamo cercato di non dire troppo e speriamo di aver invogliato alla lettura di questo romanzo. Vi facciamo vedere quello che abbiamo letto questa sera? Ok. Il torneo del re del mondo, Maghi Raminghi, Pier Domenico Baccalario. Allora, direi che per questa sera abbiamo finito. Io personalmente mi scuso ancora dei disagi iniziali, ma cercherò di capire da qui alla prossima volta che ci incontreremo come poter affrontare meglio l'inizio di questa diretta. E lasciamo che questa vada come deve andare. Io sono contentissima di aver iniziato questo percorso con te. Ok. E direi che i nostri incontri possono essere Esatto. ogni 2 settimane. Sì, va bene. Ti va bene? Sì, va E cosa benissimo. ti piacerebbe leggere fra 2 settimane? Cosa dici? Continuiamo con lui? Allora, il terzo di Maghi Raminghi. Facciamo Così il terzo lasciamo di tipo Maghi il 2 tutto a loro. Mi sembra un'ottima idea. Intanto, sai cosa facciamo? Lanciamo una sfida tra tutti coloro che questa sera erano con noi. Chiediamo di leggere il primo. E così la prossima volta, prima di cominciare a fare una recensione del terzo, vediamo un po' alcune recensioni. Mi raccomando, anche voi, se leggerete, state attenti a non spoilerare. Che poi Esatto. spoilerare, di fatto usiamo un termine italiano, state attenti a non raccontare troppo, poi mi verrà il termine Esatto, non raccontare troppo. a non raccontare troppo perché è bello avere le sorprese, no? Quando uno legge, quantomeno non avere idea già di come finirà. Vediamo un po' se i nostri ascoltatori raccolgono la sfida e lo leggeranno, così poi chiediamo com'è andata. Va bene? Intanto volevo sottolineare le bellissime illustrazioni che ci sono in questo libro, Bravissimo. che sono di Andrea Alemanno. Vediamone una. Per esempio questa qui di capitolo Sì. è questa, che è la più bella. Copertina. La È copertina anche meravigliosa. colorata. Ci rimetti il nome dell'illustratore? Andrea Alemanno. Andrea Alemanno, complimenti. Ha illustrato che tu sappia anche gli altri? Sì, tutti lui li ha illustrati.
Ah, perfetto, allora anche la prossima volta lo nomineremo perché hai fatto Esatto. benissimo a dirlo, una cosa importante, perché dietro alla stesura di un libro c'è senz'altro l'autore, ma ci sono anche un sacco di personaggi che lavorano all'interno del libro, l'illustratore, poi chiaramente l'editore e tutti coloro che insomma ci preparano un pacchetto meraviglioso dato da pagine, da fogli, da illustrazioni e da scrittura. Allora, ci salutiamo, io ti do un bacione grande. Ah, Anche a te? lo voglio anch'io. No, non te lo do. Oh, lo sapevo, sei mio nipote quando aveva la tua età, ma non me li dà neanche adesso che è grande. Vabbè, lo do io da sola. Ok. Ok, va bene, ti do un bacione grande e ci vediamo fra 2 settimane, che sarà Due settimane. il 21 ottobre. Comunque, vi faremo avere nostre notizie. Ciao, a presto. Ciao, buonasera a tutti. No, non me lo dai il bacino, eh? No, non te lo do il Porca miseria, non me lo dà. bacino. Non te lo do.